Ben trovata a questa nuova edizione di MTG, vediamo insieme i titoli di prima pagina. In osservazione l'operaio di 44 anni modicano rimasto coinvolto ieri in un incidente sul lavoro in un mangimificio a San Giacomo in territorio di Ragusa. L'uomo ha riportato fratture multiple alla milza e al femore ed è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania. È arrivato a Ragusa il vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao per partecipare al Consiglio Comunale Aperto convocato per discutere dell'iter di raddoppio della Ragusa a Catania. L'argomento è stato affrontato dal punto di vista tecnico più che sul piano politico. Il procuratore capo a Catania Carmelo Zuccaro insieme con altre autorità civili e militari stamattina ha presenziato ad un incontro nel popoloso quartiere di Librino. Il ruolo delle periferie della città etnea è stato l'oggetto di discussione. Si è svolto questa mattina al campo sportivo Petrulli di Ragusa la terza fase del campionato regionale di atletica leggera organizzato dalla polisportiva dilettantistica Anfas Onlus di Ragusa. Questi i titoli di prima pagina, MTG inizia tra qualche secondo, tra poco. A chi ti rivolgi se hai problemi di debiti? A Rexpira. Se il debito ti soffoca, Rexpira. Chiama per una consulenza gratuita 800 593 273 o vai su rexpira.it. In studio Viviana Sammito. Buon pomeriggio ancora, bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTG. In apertura vi parliamo dell'incidente sul lavoro che si è verificato ieri nella frazione di Ragusa a San Giacomo, nel quale è rimasto coinvolto un operaio di 44 anni, modicano. L'uomo ha riportato fratture multiple alla milza e al femore ed è stato trasportato al trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. I carabinieri che stanno continuando le indagini intanto hanno denunciato il titolare del mangimificio. Sentiamo tutti i dettagli in questo servizio. Dalla prognosi riservata all'osservazione e poi rianimazione, non destano particolari preoccupazioni le condizioni di salute del 44enne modicano rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro in un mangimificio di San Giacomo in territorio di Ragusa. L'operaio ha riportato fratture multiple al femore, alle costole con contusione alla milza, dopo che, mentre camminava su un silos, un piede appoggiato sulla griglia del macchinario che stava triturando il mangime spostandola. L'arto è finito sul trituratore, la cui elica, per fortuna, si è bloccata tramite la griglia. Alle 13 circa di ieri l'operaio è stato trasportato d'urgenza al trauma center del Cannizzaro di Catania. Sono arrivati sul posto i carabinieri di Ragusa che hanno avviato le indagini denunciando il titolare, un ragusano, per violazione delle norme sulla sicurezza dei macchinari e hanno sequestrato in via preventiva il silos per ulteriori accertamenti. Il fascicolo è stato aperto dal pubblico ministero di turno Monica Monego, anche se al momento tra le ipotesi di reato non ci sono le lesioni personali, ma solo contestazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La griglia infatti non avrebbe dovuto spostarsi. Il mangimificio operativo ma è interdetta la parte dove è venuto l'incidente sul lavoro. Sono stati escursi tutti i testimoni. Le indagini proseguono per risalire ad altre eventuali responsabilità. È morto in un incidente stradale autonomo lo scilitano Francesco Tidona di 53 anni. L'uomo, di professione camionista, era alla guida della propria auto sull'autostrada la scorsa notte quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere contro le barriere dello svincolo di Taormina. Probabilmente un malore o un colpo di sonno hanno portato all'impatto che non ha dato scampo all'uomo. Lascia la moglie e una figlia. Il questore di Ragusa, Salvatore La Rosa, dal pomeriggio di ieri ha disposto la chiusura per 15 giorni di un bar in via Risorgimento a Modica. La polizia del commissariato in più circostanze ha effettuato controlli nell'attività e sullo stesso locale anche in più occasioni sono pervenute segnalazioni soprattutto nelle fasce orarie notturne relative a soggetti dediti anche allo spaccio di sostanze stupefacenti. In un caso è intervenuta la polizia di Stato per dare liti causati da soggetti in stato di alterazione psichica per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Voltiamo pagina, vi parliamo ancora dell'iter di raddoppio della Ragusa a Catania, perché se ne è discusso questa mattina nel corso di un consiglio comunale aperto nella sala Avis, la presenza tra gli altri del vicepresidente della regione siciliana, assessore regionale all'economia Gaetano Armao. Si è cercato di trattare la questione più sul piano tecnico che su quello politico. Il punto nel servizio di Giada Giaquinta. Seduta di Consiglio Comunale aperta questa mattina a Ragusa presso la sala Avis, in occasione anche della presenza nel capoluogo ebleo del vicepresidente della regione nonché assessore all'economia Gaetano Armao. Tema centrale il raddoppio della Ragusa Catania. Nel corso dell'ultimo incontro al CIPE si era deciso di rinviare la seduta al 13 maggio in virtù del fatto che l'esecutivo ha posto dei dubbi sul project financing. A seguito del trasferimento della sede sociale della concessionaria dell'autostrada in Sicilia, noi potremo riversare tutto il gettito fiscale che questa società produrrà ai comuni per agevolare i cittadini ragusani e dei comuni interessati proprio per accedere all'autostrada. Dall'altro chiede al governo nazionale di uscire da questa impasse, scegliere subito che cosa vuol fare e non rinviare più, perché non, la Sicilia, i ragusani per primi, non sono più intenzionati ad aspettare ancora. La seduta di Consiglio Comunale aperto è stata molto partecipata da parte dei consiglieri comunali di maggioranza di opposizione della deputazione Iblea regionale e anche per quanto riguarda le associazioni di categoria e i sindacati. Nel corso infatti dell'ultimo incontro presso la CISL si era deciso anche di una manifestazione, una marcia lenta, i cui contorni si stanno ancora decidendo. Il progetto di finanza è l'unico modo attraverso cui si può arrivare all'obiettivo, naturalmente integrato da tutte le considerazioni che si possono fare dal punto di vista della sicurezza economico-finanziaria, ma secondo quello che ho proposto anche io, che credo che è stato accettato, ci sia bisogno di giorno 11, manifestare tutti assieme questa esigenza proprio per arrivare al risultato. Siamo consapevoli tutti, ma è un dato di fatto incontrovertibile, che abbiamo subito da decenni, subiamo una violazione di un diritto sacrosanto, che è il diritto di poterci spostare così come fanno tutti gli altri cittadini italiani. Intanto la CGIL ha diffuso una nota in cui sottolinea come sia necessario superare alcune criticità e avanzare uniti per il rilancio dell'economia del territorio. Il governo deve quindi trovare le soluzioni di carattere economico affinché si possa superare la criticità. Crediamo, dice la CGIL, che il tema debba essere approfondito attraverso una reale e concreta compartecipazione tra i diversi attori istituzionali, perché siamo di fronte all'ennesima mortificazione del territorio. Il sindacato, in conclusione, auspica che l'attuale governo si renda subito operativo già dal prossimo appuntamento del 13 maggio al CIPE e dia un segnale concreto di sviluppo in positivo verso la realizzazione dell'opera. Si è tenuto a Ragusa il 9° congresso provinciale del maggiore sindacato di polizia e sindacato autonomo della Polizia di Stato, alla presenza delle massime autorità a livello nazionale, regionale e locale. Si è svolto un ampio dibattito sul ruolo svolto dal sindacato di polizia negli ultimi anni, ma soprattutto sulle battaglie condotte. È stato eletto all'unanimità il nuovo segretario provinciale Gaetano D'Amico, ispettore superiore della Polizia di Stato in servizio alla questura di Ragusa. Lascia dopo 8 anni la carica di segretario provinciale il sovrintendente Giuseppe Pascali, che rimarrà comunque impegnato al SAP. Occorre rivedere il comparto forestale in Sicilia, lo chiedono i lavoratori appartenenti ai principali sindacati autonomi che ieri si sono rincontrati a Palermo per presentarne le novità. Sentiamo i dettagli nel servizio di Sara Donzuso. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutti i lavoratori forestali a 39 ore settimanali, la stabilizzazione come priorità sulla base dell'anzianità di servizio e poi ancora garanzia del pagamento degli stipendi come da contratto nazionale del lavoro e l'istituzione di una cabina di regia unica che dia le linee guida in tutto il territorio siciliano ed infine una governance dei lavoratori esclusivamente da parte del governo regionale siciliano e non da parte dei soggetti privati. Queste le richieste che giungono al comparto forestale riunitosi ieri a Palermo. Un allargamento di competenze rispetto a quelle che sono i lavori che fino ad oggi hanno realizzato i lavoratori forestali, in maniera tale che si possa intervenire soprattutto nei confronti del
territorio. Il nostro territorio è il più dissestato d'Italia, i mesi scorsi ce lo hanno dimostrato con le vittime, con i lutti, e noi riteniamo che i lavoratori forestali siano quei lavoratori che hanno più competenze per poter intervenire. Chi dovrebbe fare tra l'altro i lavori legati alla pulizia dei letti dei fiumi, dei laghi, dei torrenti, l'assestamento e il consolidamento idrogeologico del territorio, se non chi da 20 anni, 30 anni lavora in questa direzione. Quindi assieme ai sindacati autonomi di base abbiamo presentato questa proposta che vogliamo diventi legge della regione siciliana, anche perché con l'allargamento delle competenze si potrebbe tranquillamente arrivare alla stabilizzazione di tutti i lavoratori forestali. Il ruolo delle periferie nella città etnea, riferimento soprattutto a Librino, è stato l'oggetto di un confronto che si è tenuto oggi proprio nel popoloso quartiere, alla presenza di molte autorità civili e militari, in particolar modo anche del procuratore capo a Catania, Carmelo Zuccaro. Confronto tra ideali e buone prassi per la crescita delle periferie sud di Catania. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto oggi a Librino alla presenza di molte autorità, tra cui il procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro, che ha dialogato con le realtà del territorio. Tanti gli interrogativi che durante il confronto sono stati posti. Cosa resta dell'ideale città satellite? C'è davvero nella periferia sud di Catania una illegalità tale da connotarla tra le realtà a maggior rischio in Italia? Quali risposte la Catania istituzionale e sociale fornisce o dovrebbe fornire per accrescere il benessere nella propria città satellite? Il confronto, organizzato dalla Misericordia Librino in collaborazione con la parrocchia Resurrezione del Signore e con le associazioni aderenti alla rete sociale Librino, ha visto la partecipazione anche delle realtà operanti sul territorio. Ciò per creare quella naturale conclusione di un percorso di sensibilizzazione alla legalità, rivolta ai bambini e ai giovani del quartiere. Io credo moltissimo nel coinvolgimento della società civile nel contrasto che dobbiamo fare a tutte le forme di illegalità più gravi per la città. E il coinvolgimento della gente, l'affare del contrasto alla legalità non è l'affare degli addetti ai lavori, è un affare di tutti. Quindi incontrarli, cercare di comprendere le loro esigenze, ma anche di dirgli che devono dare oltre che chiedere, è fondamentale. Io credo che tutte le istituzioni abbiano delle grosse responsabilità, perché se esistono quartieri con queste difficoltà non v'è dubbio che chi doveva fare non ha fatto quello che doveva. Quindi ci dobbiamo accostare a queste realtà innanzitutto sapendo quanto siamo stati deficitari nel evitare che queste cose succedessero, che questo degrado ci fosse. È chiaro che il modello Catania significa cercare di combattere le forme di illegalità più diffuse per evitare che queste situazioni di degrado possano continuare ad esistere. Noi abbiamo a Catania un dissesto del comune. Questo dissesto non è stato certo è stato determinato dal fatto che si sia speso soldi a favore della collettività in maniera eccessiva, è dipeso da altro. C'è colpa dei colletti bianchi? La colpa è di tutti quelli che dovendo e potendo fare non hanno fatto. Certamente chi ha maggiori responsabilità perché ha maggiori poteri, dovrebbe chiedere maggiormente scusa. E adesso vi parliamo di tre importanti interventi chirurgici che sono stati eseguiti su pazienti affetti da artrosi questa mattina nell'unità operativa complessa di ortopedia dell'ospedale maggiore di Modica, diretta dal dottore Alfio Catalano. E gli interventi sono stati eseguiti con la supervisione del professore Cesare Faldini dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Tre interventi di chirurgia mini-invasiva per inserire la protesi all'anca con tecniche avanguardistiche sono stati eseguiti brillantemente questa mattina nell'unità operativa chirurgica dell'ospedale maggiore di Modica dall'equipe guidata dal direttore Alfio Catalano insieme con il dottore Giuliano Giuca sotto l'autorevole guida del professore dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Cesare Faldini. I pazienti di 72, 58 e 66 anni sottoposti all'intervento soffrivano di una grave forma di artrosi alla gamba
gamba e grazie alla chirurgia mini-invasiva detta AMIS, Anterior Minimally Invasive, potranno già da oggi pomeriggio rimettersi in piedi. L'AMIS riduce in maniera significativa il rischio di danneggiamento delle strutture periarticolari, quali muscoli, tendini, vasi e nervi. Tutto avviene in modo semplice, standardizzato, riproducibile e sicuro, indipendentemente dal morfotipo del paziente, tramite l'utilizzo di uno strumentario dedicato disegnato per minimizzare e semplificare i passaggi chirurgici. Sono venuto a dare un contributo semplicemente perché questa è un'innovazione che ci permette di fare l'impianto senza staccare i muscoli. Quindi, se noi i muscoli che sono i motori dell'anca non li andiamo a staccare, riduciamo il sanguinamento e il paziente può camminare molto più precocemente. Il professore Cesare Faldini si è anche complimentato col direttore sanitario Piero Bonomo per l'organizzazione della struttura ospedaliera modicana. Devo dire che ho trovato un bellissimo ospedale, un bellissimo gruppo, una bellissima sala operatoria, un'equipe naturalmente che ha una grande esperienza in chirurgia protesica dell'anca e che non ha fatto assolutamente fatica in un semplice intervento a già arrivare a un bel grado di autonomia. L'equipe diretta dal dottore Catalano ha messo a segno il salto di qualità con questa nuova tecnica nella frontiera ortopedica della chirurgia mini-invasiva. Il dottore Catalano ha avuto l'opportunità di conoscere la tecnica grazie agli stage formativi che si sono tenuti a Parigi e all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, che in Italia rappresenta l'eccellenza nella branca della ortopedia. Grazie alla collaborazione col professor Faldini, che abbiamo già intrapreso qualche mese fa, nello scorso anno, abbiamo appreso questa tecnica e l'abbiamo portata naturalmente a Modica con molta volontà, con molto piacere, con molta voglia di fare naturalmente, proprio per dare la possibilità a tutto il territorio di usufruire del massimo possibile per quanto riguarda la chirurgia protesica dell'anca. Investimenti e progettazione sono le parole cardine del direttore generale dell'ASP di Catania, Maurizio Lanza, visitando ieri l'ospedale di Acireale. Il direttore ha voluto fare un sopralluogo in tutti i reparti prima di incontrare medici e infermieri. Il direttore generale dell'ASP di Catania, Maurizio Lanza, prosegue il suo giro istituzionale negli ospedali della provincia. Ieri Lanza, visitando tutto il nosocomio Santa Marta e Santa Venera di Acireale, accompagnato dal direttore sanitario Gaetano Mancuso, ha presentato i dati di attività dell'ospedale e si è soffermato su criticità e potenzialità della struttura. L'ospedale, ha detto Lanza, ha ampi margini di crescita. È un ospedale a vocazione chirurgica per il quale l'azienda sanitaria investe risorse e progetta un miglioramento continuo. Dal 18 dicembre 2018 ad oggi sono state acquistate risorse tecnologiche per 700.000 euro. Sono state 1.740.000 euro le risorse investite per nuovo personale e per quanto riguarda la progettazione degli interventi, esse ammontano a 4.495.000 euro. Fra i lavori sono da sottolineare quelli in esecuzione per la realizzazione del reparto di odontoiatria speciale e la progettazione del nuovo pronto soccorso. Lanza ha anche ringraziato gli operatori perché, nonostante il difficile momento legato alla carenza di personale, sono riusciti ad erogare un servizio di alta qualità. Fra i concorsi per l'ospedale di Acireale da evidenziare quello per il primario dell'unità operativa complessa di terapia intensiva, che si è svolta questa mattina al campo sportivo Petrulli di Ragusa, la terza fase del campionato regionale di atletica leggera organizzato dalla polisportiva dilettantistica ANFAS Onlus Ragusa. Vediamo il servizio. Corsa, staffetta, marcia, lancio del vortex, salto in lungo, queste sono solo alcune delle discipline in cui si sono sfidati gli atleti tesserati appartenenti a 6 società sportive provenienti da tutta la Sicilia operanti nel settore sport per disabili intellettivi. Noi vogliamo fare passare un messaggio culturale dell'inclusione sociale, la nostra associazione si batte da sempre per questo e oggi quello che vogliamo dimostrare è che anche gli atleti con disabilità hanno delle grandi abilità e possono raggiungere anche dei livelli anche sul piano nazionale. Oggi qui si svolge il campionato regionale che serve per classificarsi ovviamente poi a quello nazionale. Come avete detto sono più di 80 atleti. La cosa bella è che da quest'anno della nostra polisportiva gareggiano anche i bambini dell'associazione e questa iniziativa oggi è stata possibile grazie al finanziamento del Rotary Club di Ragusa che è voluto esserci vicino. Quanto si sono preparati e come gli atleti?
E beh, gli atleti si allenano tutto l'anno, settimanalmente si allenano nelle varie discipline sportive, oggi siamo qui per l'atletica, quindi settimanalmente si sono preparati. Sono oltre 80 gli atleti tesserati partecipanti d'età compresa tra i 7 fino ai 50 anni. Che gara hai fatto stamattina? Gara di atletica leggera, i 50 metri e il lancio del Vortex. Quale ti piace di più? La corsa. Gioele, cosa hai fatto questa mattina? Staffetta il Vortex e lancio a lungo. Quale ti è piaciuto di più, Gioele? Il Vortex. Lei è il papà, quindi ho capito che i ragazzi si allenano tantissimo, voi li seguite in questo percorso? Sì, sì, li seguiamo, fanno attività sportiva presso l'ANFAS a Ragusa, una volta a settimana, a lui piace tantissimo. Si chiama la Contea Solidale della manifestazione che si terrà al Parco Naturale San Giuseppe d'Impuni di Modica, sport, musica, gastronomia e tanto divertimento in nome della solidarietà. La Contea Solidale, Memore Daniele e Caschetto, è un progetto scaturito dalla cooperazione tra la SD Ciclo Club Carlo Papa, la Onlus Raggio di Sole e la Palestra Start. E domani alle 20:30 nell'ambito dell'iniziativa il concerto del gospel del Modica Gospel Choir diretto dal maestro Giorgio Rizza, accompagnerà il coro al pianoforte e dal maestro Aurelio Appitino, direttore nazionale di Let's Sing Gospel Connection e direttore del coro Anno Domini Gospel Choir di Torino, e l'intero incasso sarà devoluto in beneficenza. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Ancora ben trovati in studio. È stata rimandata il 10 maggio a causa del maltempo l'inaugurazione prevista questa mattina del parco tematico Giocando si impara in un'area dell'aeroporto Pio La Torre a Comiso. Il parco sulla sicurezza stradale è promosso dalla prefettura, dal comune di Comiso e dall'aeroporto Casmeneo e dall'associazione AIFS. Sentiamo tutti i dettagli in questo servizio. È stata rimandata a giorno 10 maggio l'inaugurazione prevista per questa mattina presso un'area dell'aeroporto del parco Giocando si impara, il più grande parco tematico presente al centro-sud. Attraverso il gioco i ragazzi dai 2 agli 11 anni potranno apprendere le nozioni fondamentali della corretta circolazione con la conoscenza dei segnali stradali e l'utilizzo di veicoli ad hoc, elettrici e pedali. Il parco è promosso e sostenuto dalla prefettura di Ragusa, dal comune di Comiso, dall'aeroporto degli Iblei Pio La Torre e dall'associazione italiana familiari e vittime della strada, col supporto anche di altri enti e associazioni. Lo scopo è quello di, già da sin da piccoli, di imparare le nozioni di codice della strada dai bambini. Qui questo percorso va dai bambini già dai 2-3 anni ai 11 anni, dove è un vero percorso stradale, dove ci sarà la segnaletica sia verticale che orizzontale, le nozioni di codice della strada. Ecco, così i bambini sia con le macchine elettriche sia a pedale possono imparare, ecco, dice pure lo slogan, giocando si impara, le nozioni di codice della strada sono fondamentali, che sono i futuri utenti della strada. L'apertura del nuovo parco consegue la sottoscrizione del protocollo d'intesa siglato da vari enti e uffici in prefettura lo scorso 15 novembre, finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali. Questo protocollo aderisce al piano di azione europeo relativo alla sicurezza stradale per il decennio 2011-2020, con l'obiettivo di dimezzare gli incidenti sulla strada. Il 15 novembre del 2018 in prefettura è stato siglato un protocollo d'intesa con tutti gli enti, tutti i sindaci del consorzio, gli studi, ANAS, motorizzazione, le forze dell'ordine, ecco, l'ASP, ecco, perché tutti insieme per la sicurezza stradale, che è fondamentale nella nostra provincia, anche perché c'è un dato che è allarmante degli incidenti stradali. Si chiama Femmina, il libro della modicana Nausica Zocco, presentato ieri pomeriggio nell'ambito delle iniziative organizzate dalla Consulta Femminile di Modica. Ce ne parla il direttore Catiuscia Carpentieri.
Nausicaa Zocco, giovane scrittrice modicana, ha presentato ieri pomeriggio il suo nuovo libro Femmina, ambientato nella Sicilia degli anni 30, dove una donna anticonformista rifiuta di sposarsi perché non ama l'uomo che le hanno portato a casa, il cosiddetto matrimonio combinato che negli anni 30 era l'unica salvezza per le donne di quell'epoca. Il titolo del libro Femmine infatti sta a significare il grido d'allarme delle donne che si ribellano a quello che rappresentava una prigione, il coraggio che ogni donna dovrebbe avere nella sua vita per ribellarsi ad ogni forma di violenza. La protagonista del libro è donna Peppina che 24 ore prima del suo matrimonio combinato dice no in un'epoca, il 1935, in cui si viveva di stenti e il matrimonio con un uomo onesto e lavoratore rappresentava l'unica salvezza e la fortuna più grande per una ragazza in età di matrimonio. Nausicaa Zocco ha descritto nel suo libro Femmina tutti i particolari con un linguaggio semplice, il coraggio di una donna, donna Peppina, nella quale oggi si rivedono molte donne che vorrebbero essere libere di esprimere i propri sentimenti e emozioni. L'autrice infatti ha dedicato questo libro a tutte le donne che seguono il proprio cuore. È un susseguirsi di vicende che poi porteranno alla conclusione del libro con un messaggio forte, che è quello di seguire il cuore sempre e comunque, anche al costo di essere definite delle pazze. Mi piace sottolineare che si tratta di un progetto personale che è scritto in due atti. La prima parte è come sarebbe potuto accadere, quindi spazio al romanzo, alla fantasia, alla creatività. La seconda parte invece è come è realmente accaduto, perché donna Peppina è stata una donna modicana realmente vissuta e questo rafforza naturalmente la storia e la rende anche più curiosa, più sorprendente e soprattutto più emozionante. Io invito a leggere questo libro perché poi alla fine ciascuno di noi troverà il suo messaggio e la sua forza e si presta a tantissime interpretazioni. Il netto del ricavato del libro andrà in beneficenza, mentre quella informativa, e qui sono veramente orgogliosa di poterlo dire, è dedicata ad una raccolta firme che stiamo portando avanti come consulta femminile per dire no al DDL Pillon. Ed è tutto pronto per la 16ª edizione dell'Inverdurata a Pachino, che si terrà dal 10 al 13 maggio prossimo in via Cavour. Si tratta del concorso a premi di mosaici vegetali, dove l'arte si fonde con la produzione agroalimentare, un evento che punta alla promozione turistica e sociale del territorio pachinese. La manifestazione mira ad espandersi, ad avere una visibilità diffusa che raggiunga una copertura regionale e nel medio termine anche nazionale, che valorizzi il settore dell'agricoltura attraverso una rassegna artistica di mosaici composti dai prodotti agroalimentare del territorio, vere e proprie opere d'arte ad opera di mani sapienti che le utilizzano in maniera creativa per mettere in risalto il bello, l'elegante, l'effimero. Non a caso la manifestazione è stata inserita nel circuito internazionale delle arti effimere. Ci sono adesso degli appuntamenti previsti oggi a Modica, alle 18 in piazza Matteotti si ripete il tradizionale salto in alto di Crisci Ranni al suono delle campane e quest'anno sarà presente Don Rosario Gisana, il vescovo modicano della diocesi di Piazza Armerina. Sempre oggi alle 17.30 un momento dedicato alla salute dell'habitat, come proteggersi dai raggi gamma, prevenzione, conoscenza e quanto questi siano nocivi alla salute. A relazionare la dottoressa Melina Carruba. È tutto con questa notizia, grazie come sempre per averci seguiti fin qui, a tutti voi ancora buon proseguimento e buon fine settimana.